Pausa caffè. È la pausa caffè del mercoledì mattina alle 10. Buongiorno da Dario Albertini. Pausa caffè che si può fare nei tempi dello smart working o lavoro agile, semplicemente preparando la moca o mettendo la cialda, la capsula nella macchinetta del caffè di casa. Chi non è in smart working e in ufficio fa la pausa caffè alla macchinetta, luogo di incontro dove a volte si fanno delle piccole riunioni di lavoro, cosa che trovo insopportabile, perché se pausa deve essere non si può parlare di lavoro alla macchinetta del caffè. Più spesso si parla della gita fuori porta, del weekend, delle vacanze, dei figli e delle loro monellerie. Bambini, e sono i bambini l'argomento che condivido con voi sorseggiando la mia tazzina fumante questa mattina. E non voglio cadere nella retorica, non mi appartiene e non è quello che ci piace fare a Caffè Italia, ma è evidente che i bambini sono spesso anni luce davanti a noi. Provate a dar loro in mano uno smartphone per il quale noi dobbiamo probabilmente andare ancora a sfogliare il fogliettino, le istruzioni rapide, no? Che sono complicatissime quando invece basta fare un po' di pratica. Per i bambini la cosa è immediata, dategli in mano lo smartphone, un tablet, fateli sedere con moderazione davanti al computer e loro vanno dove in un attimo, dove noi magari metteremo molto più tempo. Bene, la storiella di stamattina che vado a proporvi mentre sorseggiamo insieme qualcosa, perché può anche non essere necessariamente un caffè, parla proprio della vista lunga dei bambini, della loro capacità di guardare oltre proprio perché sono liberi da infrastrutture. Ricordo una bellissima scena di Risvegli con Robin Williams e Robert De Niro, in cui si parla proprio del guardare oltre. C'è uno dei personaggi che mostra a Robin Williams le cinque dita e gli chiede: quante sono? Dimmi quante sono. E Robin Williams risponde: cinque. Guarda oltre, guarda oltre. E Robin Williams finisce per vederne 10. Immagine, scena che è decisamente una metafora, ma che ci parla proprio dell'esigenza di spingere lo sguardo oltre, liberandosi da quelle infrastrutture di cui i bambini sono assolutamente privi. La storia di stamattina è un'altra storia zen, guardate un po', si intitola Aggiustare il mondo. Un bambino e il suo papà erano seduti sul treno. Il viaggio sarebbe durato un'ora circa. Il padre si siede comodamente e si mette a leggere una rivista per distrarsi. Ad un certo punto, il bambino lo interrompe e domanda: «Cos'è quello, papà?» L'uomo si volta per vedere quello che gli aveva indicato il bambino e risponde: è una fattoria. Incomincia di nuovo a leggere quando il bambino gli domanda un'altra volta: quando arriveremo, papà? Il padre gli risponde che manca ancora molto. Aveva di nuovo cominciato a leggere la sua rivista quando un'altra domanda del bambino lo interrompe, e così per tantissime altre volte. Il padre, disperato, cerca la maniera di distrarlo. Vede sulla rivista che stava leggendo la figura di un mappamondo, la rompe in molti pezzetti e li dà al figlio, invitandolo a ricostruire la figura del mappamondo. Così si siede felice sul suo sedile, convinto che il bambino sarebbe stato occupato per tutto il resto del viaggio. Aveva appena cominciato a leggere di nuovo la sua rivista quando il bambino esclama: «Ho terminato!» «Impossibile, non posso crederci! Come hai potuto ricostruire il mondo in così poco tempo?» Però il mappamondo era stato ricostruito perfettamente. Allora il padre gli domanda di nuovo: «Come hai potuto ricostruire il mondo così rapidamente?» E il bambino risponde: «Non mi sono fissato sul mondo. Dietro al foglio c'era la figura di un uomo. Ho ricostruito l'uomo
e il mondo si è aggiustato da solo. Bella, eh? Aprirsi al cambiamento, perché solo allora sarà possibile vedere il mondo cambiare. Questo bambino, mettendo letteralmente allo stremo la pazienza del papà, ci è riuscito. E noi? Avete finito di bere il caffè? Io ne ho ancora un sorsetto. Resterà probabilmente qui. Lo gusterò freddo. Ad alcuni non piace. A me qualche volta. E stamattina è il caso. Pausa caffè del mercoledì alle 10 con Dario Albertini. Ce ne sarà un'altra la prossima settimana. Ma voi continuate a farle. Continuate a pensare, se siete da soli, a riflettere, a pensare al pranzo magari, a cosa farete nel pomeriggio. Un'altra storia ve la racconterò fra 7 giorni a Caffè Italia, dove tutti i giorni ci piace tanto raccontarne in quantità. Ciao.